Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video personalizzato. Ti ricordo che per avere il video personalizzato ti basta iscriverti al canale e lasciare un commentino qui sotto. Oggi parliamo della parte tra il fianco e il gluteo, quindi quella parte che risulta a volte cadente, quindi come tirarla su evitando un effetto flaccido. Non posso mettere le foto su YouTube, però penso che avrete capito insomma di che cosa si tratta. Vediamo insieme. Innanzitutto si devono fare dei massaggi, massaggiando appunto con i polpastrelli la zona per andare a tonificare appunto la zona. Potete utilizzare una crema, degli oli, il massaggio però deve essere di almeno un quarto d'ora. E vi consiglio anche un piccolo aggeggino che aiuta abbastanza e sono le coppette apposta per fare i massaggi. Si passano sulla parte in questo modo, ok? Questa qui è di Sling Up, però voi potete utilizzare la coppetta che preferite, giù nell'info box magari vi lascio qualche link, e appunto serve a massaggiare la zona. Ripeto, io posso solo massaggiare qui in video, quindi vi faccio vedere insomma come fare. Poi sicuramente ci sono degli esercizi da fare per tonificare, vi faccio vedere il mio preferito in assoluto ora, live. Piegare la gamba sotto, indietro, e andare a sollevare l'altra gamba, dovete stare sul fianco e dovete farne almeno 30 in questo modo. Questo è uno degli esercizi più, tra virgolette, mirati. Andare verso l'alto in questo modo. Quindi piegate la gamba e poi la tirate verso l'alto. Oppure potete anche andare a fare dei movimenti circolari in questo modo. Ovviamente ricordatevi di farlo con entrambe le gambe. Per quanto riguarda l'alimentazione, invece, cercate di mangiare il più pulito possibile, in modo tale di dare le sostanze nutritive corrette al vostro corpo e ai vostri muscoli, quindi mi raccomando. E nulla, questo è tutto, io spero di esserti stata utile. Fammi sapere se fai gli esercizi, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!